Senatore Divina. Grazie Presidente. Noi come Lega dobbiamo fare una premessa per poi fare una serie di critiche al provvedimento. Come Lega noi diciamo che siamo sicuri che i vaccini sono una cosa buona e che i vaccini hanno salvato milioni e milioni di vite. Quello che però sta facendo il governo con questo provvedimento vanifica quello che è e che è stato un iter dove le famiglie naturalmente portavano e vaccinavano i propri figli. Prima domanda, ma serviva un decreto, legge? C'è un'urgenza epidemiologica in questo Paese che ha portato il governo ad usare in questo caso proprio la mannaia? Non ha dato modo alle famiglie di capire, ma ha calato una scure dicendo si dovrà fare così. Adesso ci ripeteremo perché la materia chiaramente è questa. L'Europa si è divisa sull'obbligatorietà e non obbligatorietà. La maggioranza dei paesi europei non impone, convince. Noi si è deciso di imporre con la forza i vaccini. Il risultato probabilmente sarà contrario a quello che è l'interesse generale e la volontà anche magari di chi ha proposto questo provvedimento. Si impongono, o meglio, si imponevano 12 vaccini in età dove i bambini tra i 0 e i 2 anni possono, non ci sono ancora analisi prevaccinali per poter stabilire quali bambini in questo caso avrebbero potuto rischiare più o rischiare meno. La dialettica in commissione ha portato che da 12 oggi sono 10 le vaccinazioni obbligatorie. Si sono levate le due vaccinazioni anti meningococco B e meningococco C. Tra il resto poco comprensibile, stante che le evidenze scientifiche direbbero esattamente il contrario, che sono così preoccupanti e sono così devastanti che sarebbero stati probabilmente utili queste due vaccinazioni. Il governo si sta su questo provvedimento muovendo come un dilettante allo sbaraglio. Impone una cosa e la impone fortemente con delle sanzioni. Se voi genitori non vaccinate i figli, nelle nostre scuole, negli asili e nelle scuole materne non li potrete neanche più portare. Di più, si va avanti con le sanzioni, chi non vaccinerà i propri figli verrà sanzionato anche monetariamente. Si partiva dai 500 ai 7.500 euro. Cioè, pensate a una famiglia oggi, le difficoltà che attraversano tutte le famiglie se dovessero essere toccate da un provvedimento simile. Vabbè, dopo la discussione ha ridotto alla metà queste sanzioni pecuniarie, sempre, sempre gravissime. Cosa non si è fatto? Non si è pensato a quello che sarebbe successo successivamente. Oggi, se una famiglia si rivolge alle ASL per un appuntamento vaccinale, in tante ASL si trova ad avere un appuntamento dopo mesi, mesi e mesi, dovendo iscriverli e rischiando la non iscrizione dei figli nelle scuole materne o negli asili nido, tutte le famiglie correranno in ASL che non sono in grado naturalmente di svolgere il proprio lavoro. Un sovraffollamento, cosa accadrà? E qua, Ministro, non ci sa dare alcuna risposta. Il governo fa finta che queste cose non esistano. Ci sono ASL che funzionano, paese è lungo, paese diversificato, in certe ASL si riesce ad ottenere un appuntamento in termini, anche ragionevoli. Però quale persone o le famiglie dovranno pensare una cosa? Fino a che il provvedimento non andrà a regime, non ci saranno le circolari ministeriali che applicheranno il tutto, probabilmente fino a settembre le ASL faranno pagare dei ticket.
Le famiglie dicono, no, momento, se da settembre in poi c'è stato detto, insomma l'informazione è ancora un po' vaga, le vaccinazioni non saranno a pagamento, beh io non vado subito, aspetterò settembre, peccato che lì iniziano già le iscrizioni, hanno già avuto corso. Confusione, serviva a creare confusione. Si poteva lasciare andare le cose per quest'anno? In commissione si è chiesto di dilazionare queste entrate in vigore, queste tempistiche che non avevano senso di porle in questo modo così rigido. Altre richieste che abbiamo fatto al governo che sono state bocciate, per esempio, era ma se voi avete imposto l'obbligatorietà, perché la richiesta della certificazione per poi poter iscrivere un ragazzo nelle scuole o nelle scuole materne deve essere a pagamento? Emendamenti delle opposizioni respinti. Ma a parte il pagamento, che è un'assurdità, se è un'obbligatorietà e lo devo chiedere all'ente, alla ASL, all'istituto ospedaliero che l'ha effettuata per portarla in una scuola, ditemi perché devo anche pagarla. Secondo, ma qua non siamo nella stagione delle semplificazioni. Essendo documenti che hanno le pubbliche amministrazioni, ma tutta questa trafila non si poteva fare in modo automatico. Le ASL trasmettono alle scuole i dati relativi a sti ragazzi con tutti i contenuti che avete deciso di chiedere. Era così difficile far funzionare senza creare altri oneri alle famiglie? Dite di voler fare una cosa e probabilmente arriverete al contrario. Tocco il tasto dei bambini, per esempio, che non possono essere vaccinati. Perché? Perché con patologie particolari, immunodepressi, sottoposti a cure di diverso tipo, chemioterapiche, eccetera, eccetera. Questi bambini non possono, rischierebbero troppo, non possono essere vaccinati. Cosa si scrive in legge? Che questi bambini dovranno essere inseriti al massimo uno per classe. Noi abbiamo capito anche perché. Voi dite, siccome sono bambini non vaccinati, tendenzialmente meno protetti, è bene che siano inseriti in una classe complessivamente protetta. Peccato che l'effetto che sortirete sarà esattamente l'opposto. Quel bambino, se non si garantisce la totale anonimato, rischierà di essere visto come un piccolo appestato, un piccolo unghettizzato. Voi sapete, insomma, quante leggi abbiamo dovuto fare contro il bullismo nelle scuole. Offriamo il destro a che questi bimbi, che si dice di voler proteggere, di fatto saranno ancora più vulnerabili. Proteggerlo in una classe dove tutti sono vaccinati. Però non si dice che dovranno esserlo anche gli insegnanti. Già questo va cozza contro le cose scritte. Di più, vivono forse più a casa che non con le 4-5 ore di scuola, sti ragazzi. Ma a casa non c'è stato l'obbligo, per esempio, che anche i genitori dovessero essere vaccinati. Tutte queste cose non funzionano. Io ricordo che per proteggere la privacy delle persone, pensiamo al contagio più grave che abbiamo visto negli ultimi anni, quando si è parlato di HIV. Bene, se una persona ammalata di questa gravissima patologia dovesse assentarsi dal lavoro per le cure e dovesse rientrare poi sul posto di lavoro, bene, e per garantire la privacy di questa persona è impedito anche al datore di lavoro di conoscere la patologia, proprio per proteggerlo. E guardate che un ammalato di HIV è estremamente pericoloso e può contagiare. Bene, se un ammalato di HIV ha la protezione, l'anonimato garantito per legge, non si capisce perché un bambino, che non è un appestato, è solo un non vaccinato, lo dobbiamo mettere in una posizione a rischio effettivamente di sentirsi un emarginato. La scuola.
Noi vorremmo che la scuola funzionasse, sappiamo tutte le difficoltà e, a parte i decreti sulla buona scuola, che non so se abbiano veramente migliorato la funzionalità e la bontà delle dei nostri istituti, beh, adesso la scuola si troverà, i dirigenti scolastici, a dover verificare prima il calendario delle incombenze derivanti da queste leggi, chiedere documentazione, informare le famiglie, avere la documentazione, fare le liste, provvedere, che probabilmente accantoneranno i problemi della funzionalità scolastica, della copertura degli insegnanti, delle ore di insegnamento, perché troppo rigida è l'imposizione che gli si dà e gli oneri che deriverebbero ai docenti scolastici con questa legge. Il professore deve cominciare a concludere. Grazie Presidente. Pensiamo per esempio che un insegnante per istituto dovrà essere distolto dall'insegnamento perché dovrà curare tutte le incombenze relative a questa legge. Abbiamo dovuto prevedere 10 milioni di euro per queste sovrafunzioni, no? da indennizzare le scuole che dovranno affrontarli. Il Ministero dovrà dotarsi di 20 persone in più per le controversie delle somministrazioni. E vado a chiudere, Presidente, perché abbiamo visto, senza voler far propaganda per le nostre regioni del nord dove è la Lega che amministra, che nelle regioni dove si è fatta solo comunicazione scientifica, si è reso consapevole la popolazione, otteniamo risultati migliori che si avvicinano agli standard ottimali che dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, senza frizioni, senza sanzioni, senza esclusioni e senza ghettizzazioni di questi ragazzi, che non sono infetti, sono soltanto forse un pericolo, perché non sono vaccinati. Avete creato panico, le famiglie sono preoccupatissime, anche coloro, anche quelle famiglie che avrebbero portato naturalmente i figli a vaccinare, adesso sono restii. Se leggono i bugiardini dei sieri vaccinali, scusa Presidente, ho finito, è come uno di noi leggesse un bugiardino di qualsiasi farmaco, leggendo le controindicazioni l'irrigidimento è tale che probabilmente non si prenderebbero non solo i vaccini, neanche i farmaci. Pensando poi che il pediatra chiede anche la malleva, la famiglia dice ma qua c'è qualcosa che non funziona. Dovete recuperare la fiducia, dovete rassicurare le famiglie. I vaccini, ripetiamo, sono una cosa buona, però bisogna farlo capire, non imporlo con la mannaia e con i vostri metodi. Grazie.